La cercavo da anni, anni interi, sta canzone. E finalmente l'ho trovata. Adesso la mia vita è al completo. Ok, credo possa bastare. Ciaone a tutti e a tutte! Benvenuti in questo nuovo video, io sono Lauri Rinco. Oggi siamo qua per fare lo scartaggio dei pacchi regaloni di Natale 2017. O 2018. Ehi tu, aspetta, calmo zio. Lo so che adesso già a sentire solo il titolo dirai: e che barba, i regali, cosa me ne frega, che cosa hai ricevuto. Calmo, ci saranno sorprese belle e brutte, quindi calmo, non te ne andare. Bravo. Scusate per la luminosità, che non è delle migliori. Alessandro Volta può solo accompagnare, ma ho già una luce puntata in testa. Ti capì? Bene ragazzuoli, il mio primo regalo è... Vieni zia! Lei! Questo video non sono stati maltrattati i gatti. Perfetto. Così abbiamo mandato a Mignotte la presentazione della gatta. No, non pensate mica che me l'abbiano proprio regalata in una scatola senza buchi, che non può respirare, povera Cristiana. No, figuratevi, eh. No. Me l'hanno regalata proprio incartata. E mi hanno regalato una gatta che ha 5 anni. Questo video non è fake. Vabbè, a parte la gatta, che è vecchia come nonna Assuntina. Procediamo al vero e proprio secondo regalo. Second? Cosa dici, Laura? Prima c'è l'antipasto, poi non c'è il secondo, poi c'è il primo. Scusate, primo? Allora, come primo mi hanno regalato un fantastico. Ringrazio ancora la mia zietta, ziona preferita, Maria Grazia. Il cognome no, volevi. Ringrazio ancora la mia cara zia, mi è piaciuto tantissimo questo regalo. Davvero, è il mio preferito, è bellissimo. Zaino a forma di coniglio, non Pasquale. Poi non vi rendete quanto è morbido, è più morbido di Charlotta. Vabbè, si chiama Charlotta, basta, a pesto. Cioè praticamente già vedete fantastiche queste orecchie fantastiche. Poi vabbè, c'ha una cerniera, ovviamente si può aprire, però non ci sta manco il mio iPad da cui sto registrando. Non ci sta la mini. Può essere sempre utile per qualcosa. Non ci sta niente, però vabbè, va bene. Vabbè, noi ci accontentiamo, non so, poveri. È una borsa, sì, è una borsa che fai tipo... Oh ma, vado a far shopping! Number 2! Allora, qua troviamo una vastissima scelta. Qua troviamo un sacco di penne, robe dell'altro mondo. Intanto ringrazio di nuovo mia zia, praticamente mi ha regalato queste meravigliose penne. Allora praticamente mi ha regalato queste meravigliose penne, cioè vabbè, fantastiche, raga, cioè vabbè. C'è questa che fa tipo... Poi c'è questa che è fantastico, vabbè, io adoro l'azzurro, voi lo saprete, per fortuna non è rosa, se no
mi incavolavo di brutto. E infine questa qua. Avete capito. Poi queste meravigliose tre pennine che scrivono anche benissimo, le uso sempre anche per la scuola, anche se in teoria non potrei usarle perché si usano solo quelle tradizionali blu e rosse, ma io uso le penne azzurre, verdi e viola. Grazie. Number 3. No, non ho evocato lo spirito di Gesù Santo. No comment. No, non stavo portando della dinamite. Come terzo regalo ho ricevuto questa meravigliosa fabbrica dello slime. Non è un placement. Absolutely no. Questa fabbrica, cioè, raga, è fantastica. Compratela tutti, tutti. Veramente mi avevano regalato una cosa per le bambole. Mi aveva regalato una cosa per decorare le bambole, cambiare i vestiti, ma io le odio più di Berlusconi, di Matteo Renzi. Io odio le bambole. Da quando avevo 3 anni ci sputavo sopra e nel cassonetto. Fine. Il breve racconto della mia infanzia felice. E questa qua, se la vedete, praticamente io ho già fatto degli slime. Ma tu, raga, c'è un odore stranissimo ed è diventato... Comprate questa fabbrica dello slime. E farete degli slime che... Troppo poco appiccicosi. Number 4. Dopodiché ho ricevuto dei meravigliosi slime. Tada! Fantastic. Voilà. Mua. Che schifo. Questo è quello che succederà agli haters un giorno. Praticamente questi slime sono fantastici. Sempre dalla cara procugina, non lo so, zia, da questa zia simpatica che ha la cartoleria. Grazie ancora. Questi meravigliosi slime. Vabbè, questi basta solo impastarli, non preoccupatevi, non sono secchi e questo non è di nuovo un placement. Grazie di cadere frutti così proprio al suicidio. Ok, se continui a perdere frutti ti rubo la mamma. Scusate. Preso al... ciaone, fotocamera si è sposata tutta. E non c'è niente da ridere, c'è da piangere. And sweet and thin. Pour cos'è? Speak English o speak French? Pour chiche, j'ai fait una mer. Mer significa mare in francese. No, no, mica stavate pensando quella cosa. No, volevate. Le regal più spettacolare, più brutta, più fantastic, magic, devastante is mon new computer. Sì, qua c'è solo un pezzo del computer, ma fa lo stesso, che non c'ho voglia di spostare tutta l'inquadratura, ma purtroppo sono obbligata e lo farò. Basta. 25 like. Lo faccio per voi. Yo, I am at home, not together, sola, because my parents, they went
to the supermarket and they had salami and yes, I haven't fare. Ma che? Raga, ve lo traduco in caso qualcuno non abbia voglia, eccetera. Shish. Antan. Sì, questa è la mia meravigliosa postazione dove appoggio mon meraviglioso iPad. Moschino. Sì, scatola di fazzoletti per lenti a contatto di moschino. Può solo accompagnare. Ma vattene, amigno. Oh. Le fantastic en person e mo mia madre. Grazie per lo spegnimento. Ecco, calmo zio che manco. No placement. Cioè vabbè, per questo si possono esprimere soltanto due parole. Grande papi, il mio tesoro. Cosa stavamo dicendo? Bene ragazzi, il video è finito, spero vi sia piaciuto. Faccio la outro così alla cavolo, panoramic, fantastic, della mia cameric. Quindi raggiungiamo i 25 like se ci riusciamo. In una settimana 25 like, in un giorno minimo 15 like facciamo, ok? Va bene zie? Bene, quindi ciaone a tutti e a tutte! Ciao ne zie, ciao ne!